proprio che riesco a spingere con più forza. Certo, perché abbiamo dato possibilità al muscolo di attivarsi, capito? Più che forza debolezza, io lo spiego sempre come attivazione contro inibizione. Perché se il muscolo possiamo allenare quanto vogliamo, ma se il nostro cervello non lo attiva bene, è inutile allenarlo. Maria Celeste è venuta a fare la prima visita circa 2 settimane fa e stiamo facendo un co-management, io e un podologo, perché sono giunta alla conclusione che i suoi problemi posturali nascono da un appoggio del piede scorretto. Quindi con l'ausilio di un podologo abbiamo studiato una strategia per naturalmente migliorare e ottimizzare l'appoggio dei piedi e per risolvere i problemi posturali. Oggi facciamo un check. Quindi Maria Celeste, per favore, puoi venire a pancia in su con la testa lì? Ok, mettiti comoda. Utilizzeremo una tecnica particolare perché Maria Celeste ha qualche remora nel farsi aggiustare manualmente, quindi vedrete strada facendo. Allora abbiamo una gamba corta a destra. Ovviamente fastidio qui. Un pochino. Ah, questa è la gamba della safena? Sì, ok. Qui? Di meno. Di meno. Qui sarà più esterno, vedrai. Eccolo qui. Vero. Qui? No. Ok. Ok. Tieni il ginocchio teso. Spingi su verso il soffitto. Lo psoas non si attiva bene. Spingi su. Non si attiva bene, però... Non appena io vengo a stimolare questa parte del piede, spingi su, immediatamente si attiva. Adesso alzo un pochino. Testiamo altri muscoli, ginocchio teso, spingi fuori, ok. Tensione della fascia si attiva bene, stimolo l'esterno del piede, spingi fuori e rimane forte, quindi sappiamo che non c'è interferenza qui. Io sospetto un'interferenza in questo punto qui. Spingi fuori? Sì, infatti. Senti proprio come gli manca l'attivazione. E di questo se ne occuperà il podologo. Adesso noi ci occupiamo più che altro delle ripercussioni posturali, ok? Quindi gira pancia sotto. Mettiti comoda. Ok. Alza il bacino per me, per favore. Ok. Fastidio? Mm-hmm. Di qua? Più a destra che a sinistra. Più a destra che a sinistra, ok. Quindi quello viene più. Qualcosa sotto. Sì, è l'osso sacro che si è spostato lateralmente. Possiamo anche osservarlo dalla postura. Si vede che il bacino tende a girarsi un po' più verso sinistra, no? Quindi questo significa che l'osso sacro ha ruotato così. E noi riscontriamo questa cosa osservando una gamba corta a sinistra, che però quando io vengo a correggere qui, questa è una correzione temporanea, diventa immediatamente pari. Adesso si sta già riaccorciando. Subito corta. Correzione temporanea. Immediatamente pari. Pertanto la correzione la farò con questo strumento. Dolore? No. No, questo è. Perfetto. E adesso le gambe sono pari. A questo punto con le gambe pari posso iniziare a testare. Piega la testa giù verso il petto. Come, scusa? Il mento verso il petto. Prendi un respiro profondo. Ok, perfetto. Adesso si accorcia a destra.
Ok, fuori d'aria. Scusami, eccola qua. Fastidio qui, giusto? Era quella di prima. Sembra essere andata superiore, quindi la spingiamo inferiore. Testa normale. Porto di nuovo la testa giù verso il petto. Un respiro profondo. A posto, fuori l'aria. Con la testa in quella posizione, schiaccia la fronte contro il lettino. Ok, non ci vediamo a posto. Adesso alza la testa in su. Gira la testa verso destra. Ok, si riaccorcia a destra la gamba. Ecco qua. Bisogna che c'è un blocco su C3, C4. Testa in centro. Dobbiamo andare a ricercare dove? Ecco, io lo sento qui a sinistra. Fastidio? Sì. A destra? No. Quindi faccio un'analisi del blocco. Sembra essere ok. Così. Infatti adesso la gamba è tornata pari. Questi sono interventi molto precisi naturalmente, non li può improvvisare chiunque. Bisogna conoscere la direzione, la sequenza. Testa in alto, gira la testa verso destra. Corretto, rimane pari. Porta il mento verso... No, gira sempre lì. Porta il mento verso la spalla. Perfetto, testa in centro. Porta le spalle su verso le orecchie. Ok, anche questo è positivo, mi si riaccorcia a destra. Diventa pari. Quindi probabilmente orecchie, spalle giù. Fastidio? Sì. C'è un'ampia componente anche in lateralità. Ecco. Meglio? Ok, spalle su verso le orecchie. Perfetto. Adesso porta le braccia lungo i fianchi, per favore. Bravissima. Braccio destro dietro la schiena. Positivo. Hai un po' di blocchi, eh? Scusami. Ok, braccio destro di nuovo dietro. È ancora positivo, quindi qui ci è sfuggito qualcosa. Andiamo a ricontrollare. Siamo sulla quinta lombare. Ok, di nuovo il braccio destro dietro. Ok, adesso ci siamo. Morbida. Lungo il fianco. L'altro braccio dietro. Anche qui. Stavolta a destra. Ok, lungo il fianco. Braccio sinistro dietro. Ok, togli il braccio da lì, stringi i glutei, lascia andare. Chiedo scusa, so che è una zona molto sensibile e intima. C'è un blocco qui.
nell'apice dell'osso sacro. Stringi i glutei, lascia andare. Ok, adesso siamo pari. Braccio sinistro dietro la schiena. Adesso è corretto anche questo. Lungo il fianco. Ok, tutte e due le braccia dietro. Anche le due. Ok, togli le braccia. Tutte e due le braccia dietro. Ottimo. Lungo i fianchi. Adesso i test per la colonna lombare, a parer mio, sono un po' meno affidabili degli altri. Pertanto vado a sentire io dove percepisco i problemi. Ecco, per esempio qui. Fastidio? Un pochino. Di qua? Molto di più. Molto di più, infatti. Cambiamo l'intensità dell'attrezzo. Costola contro laterale. Ok. Qui? No. Qui? No. Fastidio qui? Un po' meno. E qui? Di più. Di più. Adesso? Meglio. Qui fastidio? No. Qui? No. Qui? Sì. Ah, ok. Senti sempre la posteriorità piuttosto che la lateralità del blocco. Ci faccio anche la lateralità in questo, è predominante. Adesso controlliamo il bacino. Qui siamo a posto. Qui siamo a posto. A posto. Adesso. Questo è positivo. Sentito come si è liberato? Mm-hmm. C'è stato il massimo twitch. Questo di solito è anche il blocco qui. Dolore? Un po'. Sì. Morbida? Questo è l'appoggio del piede disfunzionale, dei piedi disfunzionale, che carica nella fattispecie nella parte del cavo gluteo, parte posteriore del ginocchio. Ecco, visto come si è attivato il riflesso? Ok, vieni all'impiedi, anzi pancia in aria. Tieni qui, spingi su.
Più forte, no? Moltissimo. Aspetta. Tutta un'altra cosa. Ti metto un po' più comodo qua. Riproviamo. Quindi su. Molto meglio. Ma lo sento proprio che riesco a spingere con più forza. Certo, perché abbiamo dato possibilità al muscolo di attivarsi, capito? Più che forza debolezza, io lo spiego sempre come attivazione contro inibizione. Perché se il muscolo possiamo allenare quanto vogliamo, ma se il nostro cervello non lo attiva bene, è inutile allenarlo, ok? Giusto per la crescita muscolare. Ok, ti puoi preparare. Grazie mille. Come ti senti? Tutta un'altra cosa. Meglio, vero? Molto, molto meglio. Questo a riprova del fatto che non servono per forza i crack fortissimi per sistemare le persone, ma anche delle tecniche più soft possono essere adeguate e altrettanto efficaci.